Buongiorno Snassini, ora andremo a fare il latte di riso in casa. Per prepararlo occorre una casseruola, 1 litro di acqua, 50 g di riso, sale, un cucchiaino di zucchero, un immersore, un imbuto, un colino, un mestolo e una frusta. Per prima cosa mettiamo l'acqua a bollire. Quando arriverà a ebollizione l'acqua, metteremo il riso e lo faremo cuocere 10 minuti oltre il tempo indicato sulla confezione. Ora che l'acqua è arrivata a ebollizione, mettere il riso. Io l'ho leggermente sciacquato, ma proprio poco perché l'amido di riso ci serve tutto e deve rilasciarlo durante la cottura. Giusto per assicurarmi che non ci fossero degli animali dentro il riso. Allora, il riso che ho scelto io ha bisogno di 16 minuti di cottura, quindi dovremmo farlo cuocere per almeno 26 minuti. Con un mestolo prendere il nostro riso bollito e metterlo dentro un becher, così provvederemo poi a frullarlo. A questo punto prendere un pizzico di sale, poi aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e frulliamo. Allora, come vedete è uscito un latte abbastanza denso. Se lo volete più liquido, basta aggiungere altra acqua portata per ebollizione che avevo già preparato. In questo modo potete scegliere la densità che volete. La cosa positiva del fare il latte a casa è che non c'è olio di girasole come nella maggior parte del latte di riso in commercio, o comunque olio di riso, soprattutto se lo volete bere a colazione. Io sento il sapore dell'olio, mi dà fastidio metterlo nel caffè. In questo modo, aggiungendo l'acqua, oltre a farlo diventare un pochino più liquido, simile alla consistenza e alla densità del latte, riusciamo a ritornare anche al litro, perché ovviamente con l'ebollizione è andato a perdersi la metà del liquido. Ora lo trasferisco in quest'altro contenitore che ha il beccuccio. Ok, ora facciamo raffreddare. Appena il latte sarà freddo, con un colino, un imbuto, lo metteremo in una bottiglia di vetro. Provvediamo ora a mettere dentro la bottiglia il nostro latte di riso. Il nostro latte di riso durerà 3 giorni in frigorifero.